materiali che si adoperano, questi metalli che sono costosi, che hanno platino, palladio, cobalto, eccetera, se vengono in contatto con significative, più che questi, anche altri di nuova generazione che avrebbero delle caratteristiche ancora più interessanti, se vengono a contatto con i gas all'interno del flusso dei gas all'interno del quale ci sono gli ossidi di zolfo, vengono praticamente aggrediti da questi ossidi di zolfo, praticamente non sono compatibili, per cui non riuscirebbero ad espletare la loro funzione. Uno ce li mette e dopo una decina di giorni l'utente dovrebbe cambiare il coso con un costo, quindi è improponibile. E allora è un po' quello che è successo con la benzina quando è stato eliminato il piombo. Il piombo dalla benzina non è stato eliminato perché lo vietava una legge, ma semplicemente la legge prevedeva che non bisognava superare le soglie per quei tre inquinanti. La risposta dei costruttori è stata quella di dire: guardate, io ho fatto il possibile come tecnologia di combustione per limitare CO, HC e NO, però sono ancora lontano dalle soglie tollerate dalla legge. La risposta unanime dei costruttori di mezzo mondo è stata, come rapporto costi-benefici, perché forse potevano trovare anche altre strade, però il miglior rapporto costi-benefici è stato quello del post-trattamento. Dice: guarda, io te le rispetto quelle normative, ma devo fare qualche cosa post, dopo, quando sono uscito dal motore, perché dentro al motore è un pasticcio, ok? E quindi tutta questa filosofia del post-trattamento, l'uso dei metalli catalizzatori. Il catalizzatore viene drogato, queste sono delle matrici a base metallica di platino, eccetera, con l'ossido di piombo praticamente andrebbe a rivestire completamente, rende inutile l'azione, no, inutile, inservibile e inefficace l'azione catalizzatrice di questo metallo. All'epoca, perché ormai parliamo di oltre 20 anni fa, gli esperimenti dimostravano che bastava un pieno per distruggere un catalizzatore completo, quindi ancora una volta uno poche ore di funzionamento lo doveva soltanto montare. Quindi in pratica, quindi il piombo, alcuni confondono, pensano che da un certo anno in poi c'è stata una legge che lo ha vietato. Non l'ha vietato la legge, è stata la risposta dei costruttori per rispettare le leggi sugli inquinanti. Hanno detto: noi adoperiamo i catalizzatori, allora il catalizzatore non è compatibile col piombo nella benzina. E quindi da allora si è visto. Adesso una cosa proprio analoga succederà col gasolio, appunto, per quanto riguarda la percentuale di zolfo contenuta. E infine, appunto, l'ultimo, un accenno veloce ad un'altra sostanza inquinante, che perché ricordate all'inizio io ho fatto quella distinzione fra le due modalità, almeno due, ce ne sono anche altre, ma le due più diffuse e conosciute modalità di combustione, che abbiamo appunto chiamato diffusiva e premiscelata. Diciamo, da una combustione premiscelata di un combustibile o liquido o gassoso, sostanzialmente questi sono gli inquinanti che potrebbero venire fuori, ripeto, utilizzando i normali combustibili di cui oggi disponiamo. E nient'altro. Viceversa, dalla combustione di un liquido o anche di un solido, ma soprattutto di un liquido, secondo la modalità diffusiva, con la modalità diffusiva può capitare che, ricordate il discorso delle gocce che entrano in camera di combustione, devono evaporare, miscelarsi, diffondere in seno all'aria presente e quindi finalmente bruciare. Chiaramente questa cosa, appunto, noi non entriamo nei dettagli, però potete immaginare che non è banale, appunto, se immaginate un getto di combustibile, uno spruzzo, no? Diciamo lo spray del tipo il deodorante, come viene fuori? Viene fuori una nuvola che ha una forma vagamente conica, d'accordo? Che si apre e formata appunto da una miriade di goccioline che si distribuiscono
sulla periferia del cono e poi successivamente anche al suo interno. Quello che volevo dire è che è difficile avere una distribuzione omogenea di queste gocce all'interno di un volume di controllo, nel senso che ci saranno zone, quelle al centro di questo cono, dove è molto più alta la concentrazione del combustibile rispetto all'aria, e queste zone estreme, periferiche, dove ci sarà tanta aria che circonda una singola gocciolina. Quindi una distribuzione, si dice, eterogenea o disomogenea, chiaramente. Questo dà luogo al fatto, all'inconveniente, che la parte critica qual è? È la parte centrale del cono, dove appunto si possono trovare elevatissime concentrazioni di liquido che evapora, prima o poi evaporerà chiaramente, ma come al solito teniamo sempre presente la variabile tempo. Se il tempo a disposizione non è particolarmente lungo, è chiaro che cosa succede? La parte centrale si riscalda, raggiunge temperature elevate ancora in fase liquida, cioè non riesce ad evaporare, però si riscalda in fase liquida a temperatura elevata per questioni di concentrazioni particolarmente elevate. Lì interviene un altro fenomeno, ve lo nomino soltanto, non è che lo andiamo a dire, che si chiama pirolisi, che vuol dire che della catena dell'idrocarburo di partenza praticamente va a perdere il pH o una buona parte e rimane soltanto la componente carboniosa. Questa componente carboniosa che poi in seguito con l'abbassarsi della temperatura diventa carbonio allo stato quasi puro, quasi grafitico praticamente, come la polvere di una matita, ok, grosso modo. E queste particelle di dimensioni molto ridotte vengono trasportate nel flusso dei gas di scarico e eventualmente emesse in atmosfera. Non so, penso a tutti voi, sarà capitato su un motorino, a piedi eccetera, di finire sfortunatamente dietro un vecchio camion, e venire investiti da una nuvola nera e maleodorante. Quel nero, black smoke, quel fumo nero, è proprio rappresentato da un'elevata concentrazione di queste particelle che, essendo molto piccole e quindi molto leggere, rimangono in sospensione. Perciò voi vedete quello, perché stanno nel flusso dei gas di scarico, ma sono talmente leggere che non precipitano al suono, e quindi voi vedete quella nuvola nera. E questo appunto rappresenta un inquinante, anch'esso particolarmente preoccupante per la salute, che appunto è conosciuto con la sigla in inglese particelle solide, si dice particle matter, e quindi la sigla è PM. Ok, particolato, particelle solide trasportate, hanno dimensioni, si chiamano anche polveri fini, ultrafini, eccetera, vengono classificate in base alle dimensioni. Diciamo che ordine di grandezza si parte dai micron fino ad arrivare ai nanometri, e chiaramente più sono piccole più ci preoccupano. Poi vedremo perché. Questo è un quindi diciamo la combustione in fase premiscelata prevede normalmente, a meno di cose strane, diciamo, la formazione di questi inquinanti gassosi. Quella di liquidi, quella che utilizza combustibili liquidi con la modalità diffusiva, a questi gassosi aggiunge anche il particolato solido, le polveri. Ok, abbiamo fatto l'elenco, vediamo un attimo perché la legge si occupa di questi quattro e non di altri, perché appunto
questi quattro hanno delle conseguenze, oltre che sull'ambiente in cui si vive, ma proprio una conseguenza diretta sulla salute umana. Il monossido di carbonio ne abbiamo già accennato la settimana scorsa, è velenoso, nel senso che inibisce il trasporto d'ossigeno da parte dei globuli rossi e quindi in oltre certe concentrazioni provoca la morte per asfissia, quindi è un killer, insomma, terribile. Però chiaramente, diciamo, insomma, non vorrei allarmarvi più di tanto, insomma, è tipicamente, insomma, uno legge anche ogni tanto che ci sono incidenti mortali e il responsabile è proprio il monossido di carbonio, ma negli ambienti chiusi, insomma, sicuramente, perché il problema è la concentrazione rispetto all'ossigeno. Quindi può capitare in una stufa che disperde in un ambiente chiuso o qualcosa di questo genere, in un garage per esempio chiuso con dei motori accesi, insomma, in ambiente non dovrebbe preoccupare, perché appunto la concentrazione è ben lontana dalla soglia di rischio asfissia. Gli HG e gli NOx invece hanno delle ricadute sulla salute un po' diverse, nel senso che sostanzialmente entrambi, sia HC sia gli NOx, vengono chiamati cosiddetti precursori della formazione dello smog fotochimico. Chi è questo smog fotochimico? È l'ozono O3. Sempre così, insomma, giusto per darvi un'idea senza entrare in dettagli, diciamo che l'ozono, come sapete, è presente fuori dall'atmosfera, subito più in alto dell'atmosfera, svolge un ruolo importante come filtro della radiazione ultravioletta emessa dal sole, tant'è che ci si preoccupa se questo strato protettivo si venisse a mancare, il famoso problema del buco nero. Però appunto deve stare lì, perché il nostro organismo non è fatto per respirare ozono, perché respirando darebbe pochi problemi, non gravissimi, ma può portare problemi alle vie respiratorie, ai canali lacrimali degli occhi e cose di questo genere. E questo ozono appunto si chiama smog fotochimico perché ancora una volta l'ossigeno che è contenuto nell'aria, O2, può diventare O3 in presenza di alcune situazioni particolari, cioè in particolare appunto l'attivazione della reazione la può fornire la radiazione solare, ecco perché fotoluce, fotochimico, perché c'è bisogno, come al solito, di energia di attivazione, quindi è tipicamente un inconveniente della bella stagione, diciamo così, d'inverno, è più difficile perché la radiazione non è sufficiente ad attivare questa reazione, e soprattutto questa reazione trova come catalizzatori, quindi come sostanze che la fanno avvenire con una discreta velocità, normalmente diciamo sarebbe tanto lenta da risultare inefficace, se appunto ci sono queste nell'aria contemporaneamente, quindi abbiamo l'attivazione fornita dalla radiazione solare e la presenza di questi HC o NOx, che sono sostanze che velocizzano alle temperature ambiente questa reazione di ossidazione dell'O2 ad O3. E quindi il risultato
nei grossi centri urbani, dove per esempio sono elevate le concentrazioni di HC e di NOx, e belle giornate, diciamo nelle ore più calde della giornata, il risultato è che la concentrazione di O3 presente in queste situazioni potrebbe essere dannosa per la salute. Un altro paio di precisazioni: come vi dicevo, l'NO contenuto in questa sigla NOx ha soltanto questo tipo di ricaduta, cioè il precursore nella formazione dell'ozono. L'NO2 invece di suo è anche tossico, un po' come il CO. Fortunatamente, ripeto, in miscela di NO2 ci sono 100 parti di NOx, 95, anche qualcuno in più, che è rappresentata da NO e i restanti da NO2. Un'ultima precisazione per quanto riguarda gli HC: appunto, si comportano, hanno questo tipo di ricaduta negativa, però ce n'è qualcuno più negativo ancora, scusate il gioco, volutamente il gioco di parole, nel senso che appunto bisognerebbe anche poi andare a... Io vi ho detto pochi minuti fa che per noi è una sigla, che è praticamente un contenitore all'interno del quale, una sigla che contiene decine, dozzine di più disparati idrocarburi che si vanno a formare a partire dalla molecola dell'idrocarburo base utilizzato come combustibile, e quindi insomma ci può stare di tutto. Se avete qualche ricordo di chimica organica, ricordate insomma paraffine, olefine, aldeidi, eccetera. Ecco, diciamo che, e cito solo per carità, diciamo che non tutti questi si comportano alla stessa maniera quando interagiscono con il nostro organismo, cioè ce ne sono alcune molecole, tipo quella del metano, per esempio, CHK, la molecola del metano, che è appunto un unico C di 4H, è una molecola molto stabile nel senso che ha difficoltà a reagire con, insomma, è difficile che attivare una reazione sulla molecola del CH4. Ce ne sono altre, tipo le aldeidi, che invece sono molto più reattive, basta poco per farle modificare. Quindi se noi respiriamo, inaliamo sfortunatamente queste aldeidi, quelle hanno il brutto difetto di interagire con il tessuto cellulare del nostro organismo e lo vanno ad alterare. In poche parole, cancerogene. E quindi ecco perché ci preoccupano due volte. Sono precursori, ma se dentro questi HC, ecco, se ci fossero tutte molecole CH4, saremmo più tranquilli, l'inconveniente sarebbe solo la formazione dell'ozono. Se ci sono aldeidi, formaldeidi, eccetera, paraffine varie, c'è anche questo rischio. Infine, appunto, il problema serio delle polveri fini è proprio, come dicevo, dovuto alle loro dimensioni, e come dicevo, più piccole sono, più ci preoccupano. Questo per due motivi: primo, perché più sono piccole, più tempo permangono prima in atmosfera, prima di depositarsi al suolo, ci vuole solo una pioggia, insomma la pioggia riesce un po' a rimpulire, altrimenti possono restare per giorni in sospensione, avendo una massa così piccola. L'altro motivo è che il nostro organismo ha un discreto filtro contro le particelle di qualunque natura. Questo filtro è rappresentato dal nostro naso, è un discreto filtro, ha una buona capacità. Purtroppo la natura non poteva immaginare che un giorno qualcuno nell'aria ci andava a mettere particelle delle dimensioni dei nanometri, e quindi il naso, come tutti i filtri, ha una capacità di filtraggio fino a un certo punto. Ok, particelle del diametro dei nanometri il naso non le riesce
a filtrare, quindi se le inaliamo queste vanno a depositarsi negli alveoli polmonari e anche lì ci possono essere due preoccupazioni: o malattie polmonari, insomma le polmoniti, pleuriti, insomma difficoltà respiratorie. Questa è la tipica dei minatori, questa cosa che in miniera succedeva, poveretti, insomma, questa cosa. Però poi accanto a questo c'è anche un componente tipo quello delle aldeidi di cui parlavo, cioè che queste particelle, oltre ad intasare gli alveoli polmonari, come dicevo, alcune di queste, a seconda proprio dell'analisi chimica della loro composizione, potrebbero ancora una volta mettersi a reagire, a sfrocoliare le cellule polmonari che le ospitano, ok? Inducendo quindi tutte le malattie anche in quel caso. E diciamo, fra tutti i quattro, io ritengo che siano le più pericolose, quelle per le quali occorrerebbe fare la maggiore attenzione possibile. Vorrei lasciare, che adesso arriva il professore Gentile. Diciamo che abbiamo pratica quasi completato, domani ritorniamo a parlare dei nostri impianti con turbina a gas. Vi ricordate, insomma, chiaramente abbiamo fatto questa parentesi perché tutte queste cose succedono tranquillamente nella camera di combustione di una turbina a gas, però le cose che abbiamo detto sono generalizzabili, nel senso che abbiamo parlato in generale del processo di combustione, come vi dicevo, oltre a capitare nella camera di combustione della turbina a gas, capita anche nel bruciatore di quello che sarà il generatore di vapore che studieremo tra un po', degli impianti con turbina a vapore, capita nei motori, ma capita nelle stufe, nelle caldaie, dovunque c'è una reazione di ossidazione di microcarburo. Chiudo dicendo semplicemente che è chiaro che ci sono tanti possibili interventi che oggi vengono messi in campo per limitare, e vi posso assicurare, insomma, dopo un attimo di pessimismo che uno dice madonna, ma queste cose stanno distruggendo, sì, sicuramente, però con attenzione, insomma, l'ingegnere questo deve fare, vi posso assicurare che se voi confrontate, e lo faremo magari perciò qualche numero, confrontate dei dati relativi a impianti di, non dico tanto, di 25-30 anni fa, con quelli di oggi, voi vedete che i livelli di emissioni sono scesi di quasi due ordini di grandezza, insomma, questo per darvi un'idea, come si fa appunto le strade, solo i titoli, le strade sono tre: migliorare la qualità del combustibile di partenza, l'esempio classico l'abbiamo visto così parlando velocemente, però questo è un esempio classico di miglioramento della qualità del combustibile, cioè quella è la prima cosa, per esempio mi basta togliere lo zolfo e non avrò problemi di ossidi di zolfo senza che poi devo stare ad inventarmi un sistema per abbatterli dopo che li ho prodotti. È molto più semplice intervenire alla radice e quindi migliorare la qualità del combustibile. Qualità del combustibile si intende anche un'altra cosa, ne parleremo un pochino domani. Migliorare la qualità della tecnologia utilizzata per dare vita alla reazione di combustione, chiaramente ci sono N tecnologie disponibili e non tutte portano agli stessi risultati, evidentemente. Terza strada, quella a cui accennavo prima con il collega, il post trattamento, cioè dice io ho fatto di tutto, ho adoperato il miglior combustibile che in quel momento il mercato mi offriva, ho adoperato una tecnologia di combustione sofisticata, però non riesco a rispettare, se le leggi, è un po' una rincorsa perché come sapete le leggi diventano giustamente sempre più severe in questa materia e quindi in pratica diventa sempre più difficile rispettarle, significa avere dei livelli veramente bassissimi, quasi trascurabili per quegli inquinanti. E diciamo una strada molto battuta è quella di dire dopo che ho fatto il possibile
per limitare, e questo lo devo fare comunque, cioè limitare la formazione, la nascita di quegli inquinanti, dopodiché per evitare di immettere in atmosfera quantità non tollerate dalla legge, io li tratto dopo la combustione, per questo si chiama post-trattamento, perché dopo che è avvenuta la combustione, fuori dal mio impianto, fuori dalla turbina a gas, fuori dal motore, eccetera, io mi faccio un trattamento chimico per, come dicevo prima, abbattere quegli inquinanti che comunque si erano formati, e si erano formati, li abbatto prima di buttare i gas definitivamente in atmosfera, io li ripulisco in questo modo, e questa appunto è la filosofia del post trattamento. Ok? Domani in apertura di lezione dovremo spendere qualche altra parola su un altro tipo di problema, qualcosa che non è classificato inquinante, ma che ha effetto, può produrre effetti su variazioni climatiche, quindi sostanze che vengono etichettate come clima alteranti. Un accenno lo faremo domani.